La costiera amalfitana, dopo giorni di piena emergenza per il maltempo e le abbondanti piogge che hanno messo a dura prova tutto il territorio, ha festeggiato il Natale con i suoi eventi tradizionali. A Minori, il presepe dipinto del maestro Giacomo Palladino è una vera rarità, con al suo interno più di 100 figure, la cui altezza varia dai 50 ai 180 centimetri, con tutte le natività dal 300 al 600 dei più grandi artisti europei, da Giotto, Botticelli, Raffaello e la pittura veneta. Sono riprodotti però anche pastori storici del Settecento napoletano. C'è l'Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, con la Madonna del Correggio, mentre San Giuseppe è il San Giuseppe del Murillo, autore spagnolo del Cinquecento. Sempre a Minori c'è il presepe artistico realizzato da Maurizio Ruggero. Un presepe, con effetti scenici rari e accompagnato dal suono delle zampogne, che unisce in gemellaggio Valdobbiadene, comune della provincia di Treviso, e Minori. Ad Atrani la intramontabile tradizione della notte di Natale con la discesa della stella, alla sua 141esima edizione sul borgo, con l'accompagnamento di fuochi d'artificio e le immancabili zampogne.